Allora sì, partiamo con ordine, partiamo dalla statale, dalla 585, come sapete, che è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a scopo cautelativo e preventivo in seguito al distaccamento dei massi e dello smostamento che è presente. Questo sta pregiudicando molto quello che è la viabilità e sta mettendo a dura prova i comuni di Trecchina e Maratea, perché le strade alternative, parliamo della SP3, che vengono fatti da chi si dovrebbe recare a Praia o a Lago Negro, pregiudica molto perché a maggior parte sono mezzi praticamente pesanti, sono autoarticolati. Quindi, nelle prime ore, da quando c'è stata questa deviazione, i momenti non sono stati facili, visto che le strade non sono strade per mantenere un traffico così pesante. I colleghi della Protezione Civile Gruppo Lucano di Trecchina sono dal sindaco di Trecchina sono stati tempestivamente attivati e si sono organizzati per quanto riguarda l'assistenza sulla strada che dalla 585 porta in direzione Maratea. Invece questa mattina sulla SP3 tra Maratea e Trecchina, all'altezza di località Curso, si è verificato un cedimento del manto stradale. L'intervento è stato fatto dalla polizia locale del comune di Maratea, che in maniera tempestiva ha informato la provincia e hanno risanato la situazione rimettendo in sesto la viabilità. Quindi al momento sulla SP3 tra Maratea e Trecchina c'è piena viabilità. L'attenzione deve essere maggiore perché, ripeto, la SP3, le strade provinciali, le strade comunali non sono in questo momento, in alcuni momenti, caratterizzate da passaggi da mezzi pesanti, quindi porre massima attenzione. Inoltre, non sappiamo i tempi di attesa, quindi i tempi in cui la 585 verrà riaperta, quindi nei prossimi giorni avremo qualche dettaglio maggiore. C'è una piccola anche perturbazione meteo in arrivo, per fortuna nulla di particolare che come sempre mette a dura prova le autorità e nello specifico chi sta sulle strade, quindi sia per quanto riguarda la provincia che l'ANAS. Tutte le sedi della Protezione Civile Gruppo Lucano sono praticamente in stato di allerta per intervenire ove ve ne fosse altra necessità. Questa è la situazione che c'è in questo momento. Siamo in contatto con le sedi del gruppo Lucano, con tutte, quindi per momento sappiamo la situazione e la percorribilità sulle relative strade. Rivello, Protezione Civile Gruppo Lucano di Rivello è attiva, Trecchina è attiva, l'Anemoli è attiva, Laurie è attiva, c'è cioè Maratea è attiva, addirittura anche Tortora in questo momento è attiva e gli amici della Protezione Civile Gruppo Lucano di Sapri e San Giovanni a Piro abbiamo cercato stamattina tramite telefonate di organizzarci per rispondere ove ve ne fosse una necessità che vede delle ulteriori interruzioni sulla statale o sulla strada provinciale. Allora, per quanto riguarda il masso, sicuramente le abbondanti piogge hanno provocato un distaccamento, però questo per emettere una relazione, per emettere un qualcosa, per comprendere cosa è successo, c'è bisogno di un sopralluogo. Io al momento non sono a conoscenza se è stato fatto un sopralluogo, quindi servirebbe la componente tecnica, l'ANAS in quel caso, o difesa del suolo della regione Basilicata, che devono valutare quello che è successo. Sulla SP3 sarebbe che la strada, per il peso consistente dei mezzi pesanti, un tratto abbia ceduto. Dovranno continuare a girare per Castrocucco. Nel momento in cui le autorità preposte metteranno un comunicato differente da quella che è la realtà, ne daremo sicuramente ampio spazio e sicuramente l'emittente televisiva da te in diretta verrà anche tempestivamente informata. Per
Per il momento i percorsi sono quelli che abbiamo detto e sono quelli che sono evidenziati anche sui siti della Protezione Civile, dell'ANAS, e lungo la strada anche c'è una cartellonistica abbastanza chiara della deviazione che è in atto.